Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Come provare a entrare in argomento? Io vi proporrei alcuni brevi punti che cercano anche di estendere la riflessione sul si può parlare della morte, che essendo fenomeno universale riguarda ogni uomo e una specificità dell'uomo è quello di essere cosciente di dover morire. La paleoantropologia ci mostra che l'uomo da sempre e in tutti i gruppi umani, anche i più arcaici, i più antichi, vi è sempre stata una cura del cadavere. Quali che fossero le forme di inumazione, di seppellimento, di cremazione, eccetera, tuttavia vi è sempre stata la cura del cadavere, che è già l'alba del pensiero umano. Non è solo un problema, come dire, di istinto, ma è già un elemento che elabora l'evento traumatico della morte. Come dire, è già con l'emergere appunto nella preistoria dell'umanità di questa cura per il cadavere, emerge la coscienza della presenza dell'essere umano. Come dire, oserei dire che, ma non oso dirlo io, ecco, è la morte, la coscienza di saper morire, di dovere morire, che dà origine al pensare, al parlare, alla cultura. È la morte che dà a pensare. E questo significa che cosa? Che evidentemente l'uomo sente la vita come il suo ambito originario, naturale, e noi ci possiamo interrogare e parlare del miracolo della vita, ma poiché noi siamo all'interno della vita, ciò che ci interpella, ci interroga, ci fa problema, ci inquieta è la traumatica fine della vita. Nella vita noi siamo immersi e allora la morte diventa, come dire, ciò che ci interpella, ciò che ci interroga, ciò che ci rende, oserei dire, parlanti. Potremmo dire che la morte è la parola originaria che lavora nella coscienza dell'uomo e lo spinge alle realizzazioni culturali, civili, eccetera. La morte, ecco, questo è un secondo elemento, forse lo potremmo proprio cogliere come parola originaria, diciamo così. E provate a porvi questa domanda: senza una fine, l'uomo sa darsi un fine? Sa creare cultura, parlare, pensare, progettare, camminare nella storia? Probabilmente è la morte, cioè la coscienza di dover morire, che questa mia vita ha una fine, ha un limite, e solo ciò che ha un limite è vivibile. Solo ciò che ha un limite ha una forma. Forma in latino è anche bellezza. Solo ciò che, come dire, ha un perimetro, ha anche una sensatezza, una compiutezza, una forma. Ebbene, la morte non è solo un atto, diventa una, non so come dire, una prospettiva, diventa una dimensione che accompagna, un sentimento anche di anticipazione che accompagna il nostro vivere. Sappiamo che dovremo morire e dunque ansia, angoscia, timore, preoccupazioni, ma tante sono le elaborazioni che avvengono in noi a partire da questa coscienza, quella che era espresso in modo, come dire, molto lapidario da Agostino: incerta omnia, sola mors certa. Tutto è incerto nella vita, però abbiamo questa certezza a partire dalla quale possiamo, riflettendo sulla morte, a partire da essa, possiamo dare un senso alla vita, quale che siano le risposte che vengono date, evidentemente. Ecco, oserei dire che la morte,
ci situa al cuore del paradosso del vivere, al paradosso dell'esistenza, per cui la vita è poi attraversata da tanti eventi di non vita, dal male, dal dolore, dagli abbandoni, da sofferenze e così via. Ecco, questa certezza della morte, questa coscienza che la nostra vita non è all'infinito, ma questa unica, irripetibile vita, non ne abbiamo una di riserva se questa non va bene, ebbene è essenziale per intraprendere l'avventura della conoscenza di noi stessi. E questo è il terzo punto evidente. Tutto l'Occidente si è strutturato su questo, certezza della morte diventa autocoscienza umana. Vuoi conoscere te stesso, rifletti sulla morte. Ecco, possiamo dirla così. Mi viene in mente un mosaico che trovate al Museo Nazionale di Roma, in cui c'è di epoca romana, uno scheletro adagiato, però con il capo leggermente rialzato e una mano che si volge con il dito, l'indice puntato verso chi guarda questo stesso mosaico, e c'è la scritta in greco Gnosis Auton, conosci te stesso, dove il conoscere se stessi è legato al ricordati che devi morire. Guarda che quel morto che io sono, dice questo scheletro nel mosaico, lo diventerai tu. E questo non ha nulla di particolarmente macabro, ma diventa motivo di sapienza, di conoscenza. Impara a conoscere se stesso passando attraverso la via della assunzione della finitezza del tuo vivere. Ecco, attraverso il memento mori, ricordati della morte, si può giungere a quella sapienza della vita, dunque di ciò che possiamo nella limitatezza, nella finitudine della nostra vita e delle esperienze che viviamo, dare un senso, dunque una direzione, anche un appagamento al nostro vivere. Allora, parlare della morte, ma parlare della morte è parlare della vita. Ciò che riguarda il morire in realtà riguarda il vivere. Riflettere sulla morte, e quanta filosofia morale antica, cristianesimo, eccetera, eccetera, hanno insistito su questo, ma è tutto volto a imparare a vivere virtuosamente, a vivere bene, a vivere eticamente, a dare senso all'oggi del nostro vivere. Come dire, la morte non è il contrario della vita. Anche da un punto di vista biologico noi viviamo grazie a una morte. Il fenomeno biologico della apoptosi, quello che viene a volte chiamato come suicidio cellulare, dice che il rinnovamento delle cellule passa attraverso la morte di altre cellule. Sicché, come dire, ogni giorno la nostra vita si nutre di morte. È la morte che dà vita forma alla vita, che la scolpisce. Il ciclo della vita che attraverso l'ecosistema è al tempo stesso un ciclo di morte, è vitalmente un ciclo di morte. Ecco, c'è una vita che avviene grazie a una morte. La morte la possiamo e dobbiamo anche integrare all'interno della vita. È qui che forse si deve porre una questione. E la morte oggi? E la morte oggi? Vi è chi parla in ambito sociologico di una società post-mortale, che evidentemente riguarda soltanto la fetta occidentale, opulenta, tecnologicamente più avanzata del pianeta, ma che cosa si intende con questa espressione di società post-mortale? La nostra attuale società, vista dall'angolo prospettico della ridefinizione dell'esperienza e del concetto di morte
che in essa è in atto. Possiamo sintetizzare, vi sintetizzo al massimo il nucleo di questa affermazione. Questa società post-mortale è caratterizzata dalla volontà di vivere senza invecchiare, di vincere la morte con la tecnica, di prolungare indefinitamente la vita. Quindi far indietreggiare la morte, intervenire sulle sue cause, modificarne le frontiere, controllare l'insieme dei suoi parametri, comprendere il suo processo per prolungare il più possibile la vita, spingere sempre più in là i limiti della longevità umana. Questo, diciamo così, molto in soldoni, il programma della società post-mortale. Potremmo dire questo: se da sempre l'uomo, che si chiama mortale, che si definisce mortale, ha nutrito il sogno di immortalità, e tutte le società hanno elaborato delle strategie di immortalità, strategie religiose, strategie politiche, strategie generazionali, la discendenza, eccetera. Ebbene, la novità, diciamo così, che oggi è presente è quella che questo sogno può diventare realtà. Ecco, allora anche su questo occorre interrogarsi. Oggi, come dire, la morte è stata ampiamente decostruita e, come dire, oggi non si muore più, si muore di qualche cosa, ma su quel di si può intervenire. E allora ecco che l'arsenale delle tecnoscienze applicate alla medicina può aprire lo spiraglio verso la prospettiva di una vita che almeno teoricamente si può prolungare indefinitamente. Certo, nessuno sogna l'immortalità, faccio un incidente, muoio, se mi sparano muoio, ma arrivare a quel pensiero che già Edgar Morin diversi decenni fa individuava come amortalità, cioè che teoricamente la morte è alla fin fine l'ultima malattia, diciamo così, un accidente, ma non qualcosa di ineluttabile, non qualcosa di ineliminabile. Ecco, come dire, tutto questo, che a mio modo di vedere ha delle conseguenze devastanti su molti piani, ma necessita di parola, anche necessita di critica, necessita di conoscenza e necessita di presa di coscienza. Quante scienze, pseudoscienze oggi si occupano di allungare il più possibile la vita, dalla geriatria alla gerontologia, alla tanatologia, alle tecniche di ibernazione, e potremmo andare verso cose sempre più sofisticate, con i risultati positivi che indubbiamente ci sono, ma dietro c'è anche questa idea di, come dire, vincere quel limite della morte, come ritenendolo non più ineluttabile, ma l'ultimo incidente, diciamo così. Ecco, a fronte di tutto questo, l'ultimo punto che invece ritengo sia importante da recuperare in uno spazio ampiamente culturale, certo in uno spazio cristiano, ma più ampiamente in uno spazio culturale, è quella tradizione che parla di preparazione alla morte. Certo, ci si può chiedere, ma ci si potrà mai preparare alla morte? Beh, io credo che, come dire, oggi tutto questo è molto problematico. Provate a pensare un po' a quella che è considerata spesso, almeno da molti, una bella morte. La morte in cui, come dire, la morte improvvisa, incosciente, in cui in un amen passi dall'essere vivo e vegeto al non esserci più. Una morte in cui non si soffre fisicamente, e forse ciò che fa problema più ancora che la morte è il morire, è il processo di degradazione del corpo, di perdita della coscienza, eccetera, eccetera, che porta alla morte, che fa problema.
come dire, l'ambella morte mi sembra di poter dire che oggi è una morte senza il morire, ecco. Interessante per chi conosce le litanie della Chiesa Cattolica che si diceva un tempo, assubitanet improvvisa morte, libera nos domine, liberaci Signore dalla morte improvvisa e repentina, dove l'ideale di una bella morte era invece la morte in cui ti puoi preparare, puoi congedarti dai tuoi, puoi sistemare le faccende ancora irrisolte sui piani economici, eccetera. Ecco, le cose sono certamente cambiate. Al tempo stesso qui noi possiamo riprendere la grande tradizione che ci sta alle spalle, che riguarda tanto la filosofia, una filosofia morale, quanto il cristianesimo. Pensate, San Benedetto nella sua regola, a un certo punto, nel capitolo dedicato agli strumenti delle buone opere, dice ricordarsi ogni giorno, avere tutti i giorni davanti agli occhi la prospettiva della morte. Troviamo anche nello stoicismo, vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, avere presente la morte ogni giorno. In tutto questo non c'è niente di macabro, vi è che cosa? L'andare al senso, all'essenziale della vita. Ovvero prendere sul serio il fatto che il momento su cui noi abbiamo una presa è l'oggi. Oggi, 11 febbraio, alle ore... quali sono? 10:40, in questo momento, il momento presente è il momento in cui io posso tentare di vivere il tutto in questo frammento che dà senso al mio vivere. Ecco, la prospettiva della morte in questo senso apre, a mio modo di vedere, una prospettiva di sapienza. Accetto la finitezza, accetto la finitudine e all'interno di questa finitudine tento di dare senso alle relazioni, a ciò che è il vero contenuto della vita. Ecco. Questo a me sembra importante, perché da questo punto di vista allora il pensare la morte, il parlare la morte può educare la nostra vita interiore, può condurci a ciò che veramente è essenziale, ciò che veramente nella vita ha valore. E concludo, quindi deve essere chiaro. La preparazione alla morte nella filosofia antica, nel cristianesimo, è in vista di vivere bene, di una pienezza, per quanto c'è possibile, di vita. E chiudo con un riferimento a Edgar Morin, il quale auspicava una rinascita di questa arte della preparazione della morte, e cito questa sua frase: credo necessario una nuova presa di coscienza della morte e il ritorno di ciò che nella sapienza greca viene chiamato l'esercizio della morte, non certo per gusto del morboso, ma piuttosto, come aveva ben capito Montaigne, per incitarci a vivere meglio. Ecco. Allora, preparazione alla morte, e dunque far entrare la morte all'interno del nostro parlare. L'uomo è l'essere che ha la parola e che ha la facoltà della morte, che sa di dover morire, che dunque a partire da questo può organizzare la sua vita, può creare comunità, può creare cultura, può creare società e così via. Ebbene, preparazione alla morte significa allora ridare parola alla morte, ascoltarla,
imparare da essa. Qui credo che ad esempio un cambiamento che c'è stato negli ultimissimi decenni è la cultura degli hospice, dove la morte viene umanizzata e inserita in un, all'interno di una relazionalità umanizzante, dove si, come dire, dalla morte che arriva si va al senso pieno della vita, ma anche parlare la morte. E questo per essere sempre di più all'altezza della vita. Per questo, come dire, è fondamentale, non è solo possibile, è importante, è fondamentale parlare della morte. Solo così la possiamo, come dire, tra virgolette, per quanto possibile, addomesticare e integrare nella vita. Grazie della vostra pazienza.